vittoria rimonta del Ciampino, rabbia per il Cava dei Selci. Gira in 4 minuti la sfida del Fuso, con i padroni di casa che conquistano 3 punti molto importanti e gli ospiti che protestano per almeno 3 episodi che finiscono con l'incidere in modo decisivo sull'andamento della gara. Ciampino che vuole accorciare le distanze dalla capolista, Pacetti e Catracchia compongono il tandem offensivo con Scafati e Guidi che partono larghi sulle fasce. Cava dei Selci col modulo ad una punta, Mollica con Romozzi e Raponi in appoggio. Sono gli ospiti a partire meglio, Fabiani serve la limite dell'area Raponi che però col sinistro conclude male, palla sul fondo. Risposta del Ciampino con una bella iniziativa in area di Scafati, Cortese evita guai e si rifugia in corner. Poi Catracchia prova il sinistro dalla distanza, centrale controllato da Caucci. Il Cava dei Selci cresce col passare dei minuti, diagonale di Mollica, Tocci blocca a terra, poi sul cross a sinistra i Trevisani, Raponi anticipa tutti sul primo palo ma non trova lo specchio della porta. Al 25esimo sinistro di Mollica, comoda la presa per Tocci. Una pressione, quella ospite che si concretizza alla mezz'ora, testa di Trevisani, Pastorelle si gira e batte Tocci. Il Ciampino protesta, l'arbitro convalida, 1-0. Immediata la reazione dei padroni di casa, punizione di Scafati, destro a lato. Ancora Scafati, protagonista poco dopo, tiro cross respinto da Caucci, Guidi arriva in corsa ed ancora bravissimo Caucci a respingere col piede. Ultima occasione del primo tempo, ancora per Scafati, sinistro dal limite, al lato di poco. In avvio di ripresa, primo episodio da Moviola. Trevisani mette in mezzo, Romozzi anticipa Tocci e fa 2-0. L'arbitro prima sembra convalidare, poi dopo il colloquio col suo collaboratore ravvisa il fallo di mano del numero 9 ospite. Gol annullato e giallo per Romozzi. Passano 4 minuti, cross di Scafati, tocco di Trevisani, con la mano secondo il direttore di gara che tra le proteste ospiti comanda calcio di rigore. Dal dischetto Pacetti trasforma, 1-1. All'11esimo la rimonta si completa, cross di Lunghi, Catracchia si coordina e col sinistro fa 2-1. Vibranti le proteste del Cava dei Selci per un presunto fuorigioco dello stesso Catracchia. Mollica paga per tutti con il cartellino rosso. Ciampino che a questo punto controlla la gara. Scafati sfiora il terzo gol con un gran sinistro che si stampa sulla traversa a portiere battuto. Ospiti che provano comunque a reagire, ma il destro di Fabiani non crea problemi a Tocci. Ciampino di nuovo in avanti, tocco volante di Guidi, Caucci blocca a terra. Ancora Guidi sfiora il gol al 25esimo con un colpo di testa alto di poco. Secondo tempo che scivola via senza altre emozioni, in pieno recupero espulso Liberti per doppia ammonizione, ma il Ciampino conquista i 3 punti che gli consentono di salire a meno 4 dalla vetta. Per il Cava dei Selci amara la terza sconfitta stagionale, la squadra di Perusiti può consolarsi conservando il primato solitario.